Buongiorno, anche oggi è sicuramente un buon giorno. Mi trovo in un'isola, sempre regione Quintana Roo, l'isola di Holbox. È una piccola e bellissima isola che si trova a mezz'ora di barca dalla terraferma. E volevo farvi una piccola considerazione oggi sulle curve, sul fatto che sulle curve del mercato immobiliare, sul fatto che effettivamente ogni mercato immobiliare, ogni zona è caratterizzata da curve, momenti in cui il mercato sale, momenti in cui il mercato scende. E la capacità dell'investitore o del consulente è quella di individuare, ovviamente senza avere la pretesa di detenere la sfera di cristallo, prevedere il momento ideale per entrare in quel determinato mercato, anche perché con quasi tutti i mercati la storia ci insegna, abbiamo visto che a un certo punto i prezzi salgono, 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 vengono iniettati nel mercato quantità importanti di immobili e, ahimè, poi la classica bolla scoppia. Dicevo, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, però forse qualche elemento può essere interessante da valutare per andare a pensare se l'investimento immobiliare, per poter valutare se l'investimento immobiliare si trova in un punto giusto di questa fase, di questa curva. E ad esempio, pensate, vi faccio un esempio specifico di quelli che potrebbero essere gli elementi, che quest'isola fino a un anno e mezzo fa era sicuramente accessibile con maggiore difficoltà. Pensate che era necessario dall'aeroporto di Cancun percorrere una strada piuttosto dissestata, in mezzo di fatta alla foresta, e il tempo di percorrenza per arrivare al punto di imbarco era pari a 3 ore, 3 ore e mezza. Adesso, dicevo, un anno fa, anche meno, sono stati aperti dei tratti di strada, di autostrada quasi. E quindi il tempo di percorrenza si è dimezzato. Attualmente si può arrivare al punto di imbarco, che poi con 20 minuti di barca per l'appunto vi porterà qui, in 1 ora e mezza. Questo è un elemento sicuramente interessante che andrà a condizionare il valore e i prezzi del mercato immobiliare in questa meravigliosa isola. Quindi è importante fare delle considerazioni che vadano oltre l'aspetto immobiliare come siamo abituati a concepirlo, cioè limitatamente al prodotto immobiliare. Pensate quindi con calma, fate delle considerazioni su quello che potrà essere il punto di entrata giusto e ideale in un mercato immobiliare. Con questo vi saluto e ci vediamo prestissimo. Ciao!